a te e a tutti, ciurma, e benvenuti da Gigrina in questa nuovissima reaction. Ebbene sì ragazzi, è stato pubblicato il trailer di Shadow of the Tomb Raider. Stiamo fermi tutti, teniamoci aggrappati alle nostre sedie, alle nostre poltrone. Io sinceramente non so minimamente cosa aspettarmi. Andiamo a vedere. Ok. Della Square Enix ovviamente, in collaborazione con la Eidos e la Crystal Dynamics. Ok, fermi tutti, ok, uscirà il 14 settembre. Allora, prima di tutto, come sempre, vi chiedo scusa ragazzi se di solito durante le reaction dico praticamente niente, raramente mi metto a parlare perché ovviamente ragazzi la mia intenzione è quella di concentrarmi su quello che sto guardando, per cui se mi metto a parlare magari mi perdo dettagli, mi perdo cose, quando invece preferisco godermi appieno quello che sto vedendo. Che dire raga, a quanto pare credo di aver capito che l'ambientazione sarà tipo quella di dove vivevano gli Incas o gli Aztechi, non so quale delle due popolazioni sia quella che abbiamo visto, però è una di quelle e quindi l'ambientazione ovviamente è la giungla, non è niente di così nuovo, però non è che abbiamo potuto capire poi così tanto su quello che effettivamente succederà in questo gioco, cioè attorno a che storia ruoterà questo gioco, quindi ovviamente la cosa sembra farsi più intrigante e qui ci troviamo di fronte a una Lara sicuramente più matura di quella che abbiamo visto negli ultimi due giochi. Mea culpa, non ho ancora giocato Rise of the Tomb Raider, ho giocato soltanto il penultimo, credo sia Tomb Raider, in cui appunto ci facevano vedere una Lara giovane, quindi non la Lara che abbiamo sempre conosciuto negli anni scorsi. E quindi che altro posso dire raga, io non... cioè credo che ci si possa esprimere poco su... cioè in base a quello
quello che si vede, perché non era neanche un gameplay vero e proprio del gioco. Ovviamente si trattava comunque solo di un trailer, non era un gameplay di dimostrazione, quindi non posso manco tanto esprimermi su grafica, su queste cose qua. Per l'amore del cielo, quello che abbiamo visto nel trailer è veramente molto molto bello da vedere, quindi cioè io non so che altro dire. Sicuramente mi ha emozionato tantissimo, perché sapete benissimo che Lara Croft è uno dei miei personaggi preferiti assolutamente nei videogames, e quindi posso solo sperare che abbiano fatto un gran bel lavoro su questo gioco. Io penso di sì, penso e spero di sì, che non verranno deluse le aspettative, perché comunque le aspettative dei videogiocatori sembrano essere molto alte riguardo a questo gioco. E la mia aspettativa riguardo a questo gioco non ve la so dire, cioè sono un po' che cerco di rimanere un pochettino neutrale in questo caso, ma posso dire che quello che ho visto mi ha intrigata sicuramente, e questo trailer sicuramente mi fa interessare ancora di più a questo gioco che uscirà a settembre. Ovviamente ragazzi, fatemi sapere a voi che ve ne è sembrato del trailer, le vostre deduzioni, cosa ne avete pensato, cosa ne pensate, cosa pensate che succederà, non so, ditemi tutte le vostre impressioni perché sono molto curiosa. Questa reaction termina qui. Grazie a tutti, un bacione e un budoscio a tutti ragazzi, ciao!